coach Jacopo Cuttini dopo Padova-Perugia 3-1 per Perugia. Vi chiedo subito, li avete sorpresi all'inizio, poi insomma c'è venuta la colina in bocca e poi la forza di Perugia è uscita? Beh, conoscevamo la forza di Perugia, abbiamo dovuto avere un approccio di questo tipo molto aggressivo, li abbiamo anche sorpresi, secondo me forse non se l'aspettavano, quindi ragazzi hanno approcciato la gara in maniera perfetta, sia dal punto di vista di approccio mentale sia dal punto di vista tattico. Poi loro hanno iniziato ad accelerare, ad alzare il livello, lo sappiamo che avrebbero potuto farlo, l'hanno fatto. Abbiamo cercato di rimanere vicini, ma è stato veramente complesso. Non li abbiamo più presi, nel senso che non siamo riusciti proprio neanche a murarli, loro hanno fatto 12 muri punto, è una bella differenza. Ok, questo atteggiamento, comunque il fatto di riuscire a rimanere a contatto del punteggio, rimanere in partita fino all'ultimo anche con squadre di questo livello, quanto può aiutare poi nell'andare ad affrontare anche quella che sarà la prossima partita in casa di Taranto? Ah, è indispensabile, è la mentalità che vogliamo avere, i ragazzi la stanno assorbendo. Non guardiamo in faccia a nessuno, lo dico da sempre, ormai quasi noioso quando lo dico, ma loro lo sanno. Noi affrontiamo Perugia e proviamo a portare a casa qualcosa. Abbiamo fatto un set, ne avremmo voluti fare almeno due, non ci siamo riusciti, abbiamo già provato fino alla fine. Loro ce l'hanno impedito perché sono una squadra veramente molto forte, va benissimo. Avanti la prossima, sappiamo che la trasferta che dovremo affrontare adesso per la settimana prossima sarà complicatissima. Siamo pronti ad affrontare tutte le difficoltà e proveremo in tutti i modi a portare a casa qualcosa. L'ultima, una battuta sulla cornice di pubblico di oggi, 3.500 persone per voi, l'avete sentito, eravate un po' emozionati magari dopo un bel po' di tempo in cui i palazzetti per forza di cose erano chiusi? No, è stata un'atmosfera bellissima, sapevamo ci sarebbe stata tanta gente, abbiamo sentito proprio l'affetto dopo tanto tempo, il palazzetto pieno e dei ragazzi, soprattutto i nostri, magari più giovani, hanno veramente bisogno di questo tipo di energia, si è visto, sono rimasti molto molto contenti e questo da benzina. Benzina ci serve per poter lavorare, per assorbire le sconfitte, che ne avremo, ripeto, purtroppo diverse durante la stagione, non sappiamo, però dobbiamo ripartire subito a lavorare e il pubblico ci sta dando veramente, ci ha dato veramente tanta energia. Perfetto, grazie mille a coach Jacopo Cuttini. Grazie.